Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli vecchi. Dopo giornate ricchissime di rumor e speculazioni, rallentiamo un attimo e torniamo a quelle che sono un po' le origini del canale, ovvero collezionismo e retro gaming. Oggi infatti vi farò vedere i miei recuperi fatti al Game Vintage Market. Il Game Vintage Market è una sorta di mercatino dell'usato incentrato però sul retro gaming. Non è la prima edizione a cui partecipo, ma il Game Vintage Market è diventato uno dei miei appuntamenti preferiti dell'anno, perché tra i vari espositori si trova della roba veramente assurda che magari non capita di vedere tutti i giorni. E a proposito, se vi interessa, la prossima edizione sarà a inizio dicembre, di sicuro mi troverete lì. Prima di farvi vedere però tutti i miei acquisti, è doveroso fare una premessa. In questo video non parlerò di soldi e per vari motivi. Innanzitutto, ormai nell'ambito sono un volto abbastanza riconosciuto e quindi molto spesso, pur chiedendo di essere trattato da cliente normale, ricevo dei trattamenti di favore. O magari capita a volte che addirittura la roba me la regalano proprio. Quindi non avrebbe proprio senso vantarmi di quanto ho pagato poco le cose e degli ottimi affari che sono riuscito a concludere. Fermo restando che per me la figata di questi eventi è che trovandosi faccia a faccia col venditore c'è sempre margine di contrattazione, anche se non siete un influencer. Poi aggiungo anche che faccio di tutto per spendere il meno possibile e quindi piuttosto che comprare direttamente la roba preferisco fare degli scambi, dando indietro roba magari doppioni della mia collezione o pezzi che non sento più miei e di cui mi libero a cuor leggero. E infine, la motivazione più importante di tutte è che mi sono proprio stancato che si continui a parlare di videogiochi e retro gaming come se fosse un investimento. Anche perché, ragazzi, io non rivendo praticamente nulla, anzi, con questo hobby di sicuro sono in netta perdita e ogni cosa che compro non lo faccio pensando che sto guadagnando qualcosa, ma in realtà sto solo spendendo e occupando spazio inutilmente. Quindi non voglio che il senso di questi video sia guardate quanto ho guadagnato potenzialmente, guardate quanto riuscirò a marginare su questo acquisto, guardate quanto ho risparmiato, non ce la faccio più. Voglio piuttosto che si torni a parlare di guardate che bello, sono finalmente riuscito a recuperare questo gioco che cercavo da tantissimo tempo e finalmente l'ho messo in collezione. Più entusiasmo, meno soldi. Detto questo, se siete in cerca di un bel pezzo da aggiungere alla vostra collezione, ma non avete né la possibilità o magari la voglia di andare a eventi del genere, lo sponsor di oggi, perfetto per questo video, perfetto per voi, perfetto anche per me, è Otogi Retro Games, sito di riferimento per l'acquisto di retro gaming. Tra l'altro, a breve mi arriverà un bel paccone dal mitico Domenico e non vedo l'ora di unboxarlo qua sul canale perché anche là ci saranno delle chicche niente male. Quindi grazie a Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci con questo cambio di inquadratura poraccio al 100%, direi di partire subito e seguirò un ordine crescente scelto per partire dalla roba un po' più soft per arrivare poi a delle bombe atomiche. Stavolta veramente ho esagerato, ma appunto c'è tantissima roba, non perdiamo tempo. Allora partiamo con Little Deviants per PlayStation Vita. Allora, di questo gioco non conosco assolutamente nulla, se non fosse che qualcuno di voi me l'ha consigliato sotto a uno di quei video collezione per PlayStation Vita dove appunto vi chiedevo qualche consiglio, magari qualche hidden gem da scoprire per questa console. Si tratta di un titolo molto molto comune. Da quanto ho letto è un gioco di lancio e serviva più che altro come titolo rappresentativo delle capacità di PlayStation Vita, tanto che sono 30 minigiochi, è una collection di 30 minigiochi, ognuno dei quali è pensato per sfruttare i vari input della console, quindi alcuni sfruttano il giroscopio, altri il touchpad, eccetera eccetera. Potenzialmente interessante, l'art style non è che mi faccia impazzire, se non altro la copertina fa proprio cagare, però sono curioso di provarlo appena avrò un attimo. La cosa invece che ha triggerato tantissime persone è il mega pack di PlayStation Vita, sempre, perché ho fatto un reel un po' provocatorio per scatenare le reazioni più assurde, perché ho chiesto voi quanto l'avreste pagata una cosa del genere. Cos'è innanzitutto? Partiamo dalle basi. Allora, questo qua è il PlayStation Vita Mega Pack,
che era una sorta di bundle promozionale fatto da Sony per spingere le vendite non solo di PlayStation Vita, ma soprattutto delle memory card proprietarie, che ricordiamo sono state un po' il motivo del uno dei tanti motivi del fallimento della console, che costavano un fracco. Quindi a un certo punto, per invogliare i consumatori a comprare le schede di memoria interna, venivano proposti questi bundle. Molto spesso il Megapack indicava proprio dei bundle dove all'interno c'era anche la console. In realtà questo qua è uno dei pochi, credo, che veniva venduto in questo modo, in questa confezione di cartone, che comprende una scheda di memoria da 8 GB e poi un voucher per riscattare 10 giochi, tra cui c'è roba pure interessante, anche delle paraculate, mi sembra di capire, perché come potete vedere c'è per esempio un Ratchet & Clank, che però era un gioco PSP. Ci sono poi due titoli che in realtà erano gratuiti sullo store di Vita, che dovrebbero essere Equilibrium, Frobisher Says, che in realtà erano gratuiti, ma all'interno venivano dati anche DLC a pagamento. Quindi insomma c'erano delle cose un po' strane, però c'erano anche dei nomi interessanti come Little Big Planet, appunto Little Deviance, che ora ho in doppia copia, e Wipeout, eccetera eccetera. La cosa è che adesso non credo si possano più riscattare questi codici, perché lo store di PlayStation Vita dovrebbe essere chiuso, quindi penso proprio che terrò sealed questo interessante bundle, questa raccolta che a quanto pare, ho cercato un po' sul PlayStation Blog, veniva venduta a 40 euro, che insomma alla fine come offerta non era neanche male per l'epoca, però credo che pochi mesi dopo la sua commercializzazione, questa dovrebbe essere stata commercializzata nel 2013, quindi circa un annetto dopo l'arrivo della console, quando Sony inizia a essere ancora si preoccupava del fatto che Vita non ingranasse. Da quanto ho capito, dopo arrivarono offerte ancora più convenienti, fino poi ad avere degli adattatori per mettere il micro SD e non dover ricorrere per forza a questi memory stick ufficiali. Comunque è una bella testimonianza, sapete che mi piace mettere in collezione anche queste cose, e me l'hanno regalata, quindi altrimenti non penso che l'avrei mai presa, non... oggettivamente non ha valore adesso. Sì, forse il memory stick potrebbe tornare utile, però insomma è un reperto storico, non è neanche un videogioco. È una bella testimonianza di un'epoca che fu, che speriamo non torni mai più, almeno per come si è comportata Sony nei confronti della console. Tra l'altro vi ho chiesto quanto vale secondo voi, perché effettivamente non ci sono dei corrispettivi, non è stato semplice informarsi sul Megapack, perché scrivendo appunto su Google Megapack vengono fuori altri bundle, vengono fuori altre cose, e non è chiaro appunto, penso non ci sia assolutamente richiesta a un oggetto del genere, e non mi era mai capitato di vederne uno, insomma, quindi sono felicissimo di questo regalo. E niente, è stato un bel acchiappo. Chi non ci avrebbe speso più di 3 euro, bravi, io non ci ho speso nulla. Poi andiamo avanti, cosa vi faccio vedere, rimaniamo sempre in ambito Sony, ma cambiamo console, anzi andiamo sulle console fisse, e ho fatto questo recuperino, niente di che, un Rez versione PAL europea, e questo qua ha avuto una finalità in realtà per il canale molto precisa, perché non so se l'avete visto, ma recentemente vi ho fatto vedere in un reel un accessorio mattissimo, proprio super pazzo per Rez, che si chiama il Trans Vibrator, trans come transmistica e non altre cose, che era sostanzialmente una periferica venduta esclusivamente in Giappone, una periferica USB con Rez, ed era un modo per ampliare, incrementare l'esperienza sensoriale e far sì che la vibrazione non fosse più relegata unicamente al controller, ma ci fosse anche questo device esterno che uno si poteva posizionare dove meglio preferiva, parole dello stesso ideatore della periferica e nonché creatore di Rez, per appunto entrare in trance. C'è chi se lo mette sotto i piedi, c'è chi se lo mette sotto l'ascella, c'è chi se lo mette in tasca e chi magari trova dei modi più creativi. Comunque Rez, perché mi serviva europeo, perché al momento ho soltanto una PlayStation 2 non modificata che legge titoli appunto solo europei. Il Rez che veniva venduto col Trans Vibrator era giapponese,
Quindi avevo bisogno di una copia europea, perché poi tanto il Transvibrator è una periferica USB, quindi non è region locked, tanto che quando la colleghi dice proprio dispositivo di vibrazione rilevato. E quindi appunto dovevo recuperare questo, l'ho trovato così a caso, l'ho preso assolutamente, ci ho fatto sopra quel video che ha anche riscosso un buon successo, non pensavo, sono felice, anche perché quella periferica ce l'avevo là dentro da anni. Ora, come proseguiamo? Proseguiamo ripassando alle portatili, ma entrando in zona Nintendo con un altro piccolo acquistino che però rimane sempre dalle parti di PlayStation, perché abbiamo la versione Advance, ovvero per Game Boy Advance, di Driver 2. Anche questo è un titolo non assolutamente ricercato, purtroppo anche in condizioni non proprio eccellenti, perché c'ha questo sbraco assurdo sul retro. Però dentro è completissimo di tutto, ve lo faccio vedere. Intanto però vi racconto perché l'ho preso. Innanzitutto sapete che il concetto di The Make mi affascina tantissimo e mi piace recuperare su console portatili i giochi che magari conosciamo tutti quanti, che abbiamo giocato sulla prima PlayStation, sulla PlayStation 2, sul GameCube, sul Nintendo 64, in delle versioni improbabili che venivano fatte per queste console portatili, che molto spesso venivano vendute come l'esperienza casalinga riportata sul piccolo schermo da portatile, ma poi in realtà erano giochi completamente diversi che molto spesso cambiavano proprio la struttura stessa del gameplay. Ecco, nel caso di Driver 2 Advance, tra l'altro io Driver 2 non l'ho mai giocato, ho squagliato il primo, mentre il secondo mai bazzicato. Tra l'altro vedete, qui c'è anche il libretto di istruzioni, multilingua, pure italiano. La cosa interessante di Driver 2 è che, come potete vedere dalle immagini sul retro, si tratta di uno dei pochissimi giochi in tre dimensioni su Game Boy Advance. Quindi è pure un titolo bello ambizioso, e infatti si tratta di un'opera estremamente ambiziosa che insomma soffre anche di un frame rate a dir poco indecente e di un gameplay molto limitato, perché insomma far girare il 3D su sta consolina non era affatto semplice, anzi poteva sembrare un'impresa impossibile, eppure gli sviluppatori, che erano Sennari, non so che studio sia, sono riusciti a tirare fuori un mezzo miracolo tecnico che poi magari non lo so, da giocare magari non è così divertente, però sono curioso di provarlo. Tolto Driver 2, ritorniamo sulle console fisse di casa Sony per una vera chicchetta. Anche questo non si tratta assolutamente di un titolo raro o ricercato, ma più che altro di un gioco super pazzo che avevo troppa voglia di mettere in collezione. Vediamo se sbaglierò il nome. Si chiama Short Piece Ranko Tsukigime's Longest Day. Facilissimo da pronunciare, ancora più difficile da spiegare cos'è concettualmente, perché si tratta in realtà di una sorta di opera transmediale che si divide in 5 parti differenti. Le prime 4 sono degli anime fatti da 4 artisti differenti, tutti quanti sotto la direzione di Katsuhiro Otomo, nome che di sicuro accenderà più di una lampadina nella testa degli appassionati del mondo dell'animazione giapponese. Io non sono un super esperto, anzi tutt'altro, però quello che mi interessava era recuperare la quinta parte, eccola qua, perché è diretta da Suda51. Infatti il Longest Day, le prime 4 parti sono Short Piece, invece Longest Day è questa sorta di action platform totalmente folle, tanto che una volta lo misi all'interno di un solo Risposte Sbagliate, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, un gioco come al solito con tante problematiche ma con stile da vendere, una produzione di Suda51 al 100%, insomma un esperimento interessante con all'interno un gioco folle, esclusiva PlayStation 3, non è mai uscita da questa console, e niente, l'ho recuperato, sono felice. Purtroppo al momento non ho una PlayStation 3 per poterlo giocare. Se siete fan di vecchia data sapete benissimo dov'è la mia PlayStation 3, anzi scrivetelo nei commenti. Però quando tornerà, se mai tornerà, prima o poi si proverà, ma non oggi. E chiudiamo l'angolino PlayStation, e poi definirlo angolino insomma è anche abbastanza riduttivo, con un acquisto per mettere a tacere le male voci. Cosa ho comprato? Ho trovato perfetto, bellissimo, il primo controller della prima PlayStation 1, però arrivato da noi in Europa. E questo è il controller manette, come dicono i francesi, indicato come, aspettate, cerco di farvelo vedere, eccolo qua, messo a fuoco, SCPH 1080
1080, che come gli appassionati di matematica avranno capito al volo, è ben diverso dal dire, dov'è, così, 1010. Oh, questo proprio, ho fatto un reel che ha avuto un successo incredibile sul controller della prima PlayStation mai uscito dal Giappone, dove dicevo, guardate che vi sembra quello che tutti quanti voi conoscete, che è questo qua, ma in realtà sono differenti perché la prima PlayStation uscita inizialmente in Giappone, solo in Giappone, aveva un controller che poi è stato cambiato. Prima c'era il 1010, poi hanno fatto il 1080, perché il 1080, pur presentando lo stesso layout del 1010, è più grande di circa il 10%, che poi è pure una differenza praticamente impercettibile, però sono a tutti gli effetti, nonostante si tratti di due controller a un primo sguardo identici, si tratta a tutti gli effetti di due controller diversi, tanto che vi dirò di più. In molti mi hanno chiesto un confronto diretto, io ve lo faccio, ma è difficilissimo da far capire in video perché la differenza è quasi impercettibile. Poi io non lo so, perché non sono così esperto di collezionismo PlayStation, quindi qualcuno di voi nei commenti saprà aggiungere ulteriori informazioni. Non penso che all'interno di queste scatole ci fossero delle istruzioni, almeno di queste primissime, perché in realtà le istruzioni sono stampate sul retro. Credo sia così, almeno non mi è mai capitato di vedere una scatola con dentro le istruzioni. Oh, un po' si vede. Io almeno lo vedo, ditemi che non sono un matto. Questo è il 1080, questo è il 1010, questo è più grande, questo è più piccolo. Ci aggiungo pure che il cavo è molto più lungo quello europeo. Sta cosa non l'avevo letta da nessuna parte, ma ora posso confermare avendoceli tutti e due davanti. Guardate anche qua. Guardate, si vede, ha voglia se si vede. Quindi, tutti quelli che hanno scritto, poi tra l'altro molti neanche hanno visto il reel, lo short, mi dispiace veramente tanto, ma hanno commentato solo dopo aver letto il titolo. Sappiate, alcuni hanno chiesto giustamente un confronto diretto, ora ve lo posso fare e vi faccio notare tra l'altro che dietro a questo, vediamo se riesco a mettere a fuoco, c'è la scritta SCPH 1010, quindi versione giapponese, mentre dietro a questo c'è la scritta SCPH 1080, quindi versione occidentale, perché in realtà poi penso sia per il mercato europeo, no, forse è per il mercato americano. Questa qua dovrebbe essere la versione americana, perché in Europa le scatole PlayStation 1, le prime scatole PlayStation 1 avevano la costina gialla degli accessori e anche della console. Confermate, non confermate, vi ripeto, è un ambito in cui devo imparare ancora tantissimo. Fatemi sapere se ne sapete qualcosa in più. Metto via tutto quanto. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. L'ultima non bomba prima di una serie di bombe assurde e il fatto che non sia poi un titolo così facile da reperire la dovrebbe dire lunga su che razza di pezzoni stiamo per vedere. Quindi la calma prima della tempesta, in realtà vi dicevo un titolo niente male. Abbiamo per Nintendo DS Kirby Mouse Attack, come è conosciuto in Europa, perché se non sbaglio in America questo qua è conosciuto come Squeaky Squad, magari per il pubblico non anglofono sarebbe stato più difficile da comprendere il riferimento ai roditori. Versione PAL Multi ITA, triangolo marrone, ovvero il colore che di solito conteneva le lingue latine, quindi sì, c'è lingue latine, vabbè, spero di sì, spero di non aver fatto una figuraccia. Quindi abbiamo spagnolo, portoghese e italiano, quindi la cosa più vicina
a quello che può essere un triangolo blu completo di tutto. Yes. Oddio no, mi sa che non ci sono i punti VIP, però dei punti VIP a me non me ne frega niente. Manualozzo a colori, pazzesco proprio, multilingua e anche a colori. Dico, di più non si potrebbe pretendere. Titolo che non ho mai giocato, prima o poi lo giocherò. Sto recuperando molto lentamente tutti i vari Kirby, non sono una mia priorità. Però, insomma, questo è un titolozzo niente male. Più che altro è uno dei pochi titoli di Kirby pre-2010 ancora abbordabili, perché certi proprio ti costano un salasso. Questo non costa, insomma, non è facile da recuperare, ma di sicuro non è uno dei più rari in assoluto. Felicissimo di averlo messo in collezione. A questo punto io andrei con i pezzi forti, ma i pezzi che menano sul serio, e vi faccio vedere quello che ho messo in copertina, che non è il finale del video, sorprendentemente. Tadan! Recuperato finalmente, questa è proprio una bomba. Yo-Kai Watch 3, tra l'altro c'è stato il Level 5 Vision pochi giorni fa, ne abbiamo parlato nell'ultimo video. E sì, come potete intuire dal bollino CI, non è semplicemente Yo-Kai Watch 3, ma è Yo-Kai Watch 3 PAL ITA. Quindi dietro abbiamo scritto in italiano, vari inserti, opuscoli, eccetera eccetera, e cartuccia di gioco. Questo qua è stato uno dei titoli che ho messo all'interno dei rari e introvabili per Nintendo 3DS. Di sicuro non è il più raro in assoluto, non è neanche l'unico a essere estremamente ricercato, però lo possiamo mettere tranquillamente nella fascia dei giochi che costano e che sono proprio difficili da reperire. PAL ITA non ne parliamo. Il bello è che avevo fatto una storia su Instagram quando l'ho visto e avevo scritto: che faccio, lo prendo o non lo prendo? E tutti: compra, perché so che comunque dietro al brand c'è una grandissima fanbase, tanti di voi sono cresciuti con questa serie. Vi ricordo che il primo e il secondo sono comunissimi, ve li tirano dietro veramente a due spicci. Questo è difficile da trovare perché ne hanno stampate pochissime copie, soprattutto in Europa, soprattutto nelle varie regioni, quindi è già difficile da trovare UK, figuratevi italiano. E in più è un gioco uscito nel 2018, se non sbaglio, e come tutti i giochi usciti dal 2017 in poi non si è affidato nessuno e sono diventati tutti o rari o rarissimi. Magari tutti no, però la gran parte sì. Tolto Yo-Kai Watch 3, allora a questo punto andiamo di Nintendo 64 con due belle bombette. La prima che vi coglierà di sorpresa, perché magari non tutti quanti la conoscono, e si tratta di un'esclusiva a metà, ma adesso vi spiego meglio. Space Station Silicon Valley, versione europea importata da CDVerte in Italia. Sinceramente non so se ne esista proprio una versione PAL ITA al 100%, questa per esempio non riporta scritta in italiano ma soltanto in inglese, francese e tedesco, credo, sì, dovrebbe essere tedesco. E non so se semplicemente l'unica versione italiana disponibile era quella appunto importata da CDVerte, che ha pensato di metterci sopra sto sticker orrendo. Ve lo faccio vedere all'interno e intanto vi racconto un attimo del gioco. Eccoci qui. Condizioni buone, molto più che accettabili, soprattutto ragazzi per i giochi Nintendo 64 che si trovano solo sfondati proprio. Le alette sono ancora in buone condizioni. E poi abbiamo il portacartucce, la cartuccia e vari opuscoli. Questi sono in francese con le istruzioni in inglese. Allora, questo qua è un gioco molto importante. Innanzitutto, se vedete proprio tutti i miei video, vi ricorderete che quando ho fatto l'intervista al mitico Paolo, che ha chiuso il full set mondiale del Nintendo 64, e vi ricorderete che lui l'ha citato proprio come uno dei suoi giochi preferiti, un po' una hidden gem della libreria Nintendo 64, perché si tratta di un action platform in tre dimensioni molto molto particolare, perché sostanzialmente, se non mi ricordo male, lo devo ancora provare, il protagonista è una sorta di robottino che può prendere possesso dei vari animali sparsi nel mondo di gioco, e ovviamente impersonando un animale si ottengono determinate capacità proprio di movimento e anche di attacco, eccetera eccetera. La cosa interessante la trovate qua, su questo logo qua, DMA Design. A molti di voi magari non diranno nulla, ma si tratta di quella che poi sarebbe diventata Rockstar e che in quegli anni forse ancora non l'aveva sviluppato, o forse stava per svilupparlo, 1994, no, forse ancora non era uscito,
e avrebbe tirato fuori Grand Theft Auto, mentre appunto DMA Design su PlayStation tirava fuori GTA, su Nintendo 64 ha fatto invece dei titoli molto sperimentali, molto interessanti. In realtà DMA era proprio una software house che sperimentava tantissimo. Se non sbaglio, prima di questo fece Body Harvest, sempre per Nintendo 64, e quindi insomma è una testimonianza proprio di un'epoca videoludica che è proprio sparita completamente, che non tornerà più. E questo lo voglio provare assolutamente, e vi ho detto è un'esclusiva a metà, perché in realtà ne esistono altre due versioni, una per Game Boy Color e una per PlayStation 1, però quella per Game Boy Color mi sembra di capire che è un remake, insomma, che non è proprio entusiasmante, mentre la versione per PlayStation 1 c'è una storia assurda dietro ed è stata sviluppata da un team diverso che ha ripreso gli asset ma li ha rimessi in piedi in modo confuso, ed è uscito fuori un gioco che addirittura cambia nome, che ricorda vagamente, ma proprio alla lontana, giusto perché ci sono più o meno gli stessi modelli poligonali, che ricorda appunto Space Station Silicon Valley, ma che a differenza di questo è un giocaccio. Quindi non solo questa è un'esclusiva Nintendo 64, ma allo stesso tempo è la versione nettamente migliore di quello che potete trovare su PlayStation 1. Una bella rivincita, diciamo, per il Nintendone. Tra l'altro, prima ho citato Paolo, lo devo ringraziare tantissimo perché è stato super disponibile, non tanto per questo acquisto, anzi mi farà sapere se ho trovato una copia, l'unica copia PAL ITA che può esistere, oppure se ne esiste una non di importazione ma effettivamente stampata per il nostro mercato. Dicevo, lo devo ringraziare tantissimo perché mi ha aiutato nel capire se una versione di Donkey Kong 64 che mi sono ritrovato tra le mani era effettivamente PAL ITA, oppure se c'era una versione con il libretto in italiano, e mi ha fatto vedere insomma che di Donkey Kong ne esiste un'altra versione, tra l'altro molto particolare. Donkey Kong 64, la versione italiana in realtà è quella UK, una cosa abbastanza rara mi sembra di capire per la console. E comprando la versione inglese c'era il manuale in inglese e italiano e stop. Forse, ma magari dico una cavolata, mi sa che potrebbe essere quel periodo dove la GIG aveva abbandonato la distribuzione dei prodotti Nintendo e quindi iniziavano ad esserci dei casini di distribuzione, ma magari sto dicendo una castroneria. Però a proposito di titoli PAL ITA, PAL europei eccetera eccetera, sempre su Nintendo 64, recuperato Mario Party 2. Ah, questo pure è un'altra bella bomba. Anche perché, guardate, questo è uno dei pochissimi giochi Nintendo 64 a presentare anche le schermate in italiano. E anche qui non vorrei sbagliarmi, ma se ricordo bene, si può controllare facilmente su Nintendo Switch Online, dove sono presenti i primi tre Mario Party. Se non ricordo male, il Mario Party 2 della trilogia originale è l'unico ad avere il testo in italiano, non ce l'hanno né l'1 né il 3, anche in modo abbastanza controintuitivo. E questo è l'episodio di mezzo, storico, italianissimo, me lo faccio vedere dentro. Anche qua condizioni accettabili per un titolo di 30 anni fa, più o meno. Vediamo all'interno come è messo. Abbiamo cartuccione con Mario Cowboy, super ignorante. Flyer della lineup Nintendo 64 di quegli anni, cioè da una parte Game Boy e dall'altra Nintendo 64, lineup immortale proprio, bellissima. E poi manualozzo, purtroppo con qualche piega di troppo, però insomma non si può pretendere, non pretendo mai la perfezione dalle cose che recupero, non sono così malato, anzi diciamo forse sono abbastanza malato, però per una console come Nintendo 64, che ormai sta diventando impossibile da avvicinare, mi faccio andare bene, insomma, delle cose che magari su altre piattaforme mi farebbero storcere un po' il naso. Però comunque, manuale PAL Multi, e in coda a queste 10.000 lingue c'è anche il nostro amatissimo italiano, dove possiamo finalmente capire tutti i segreti del controller Nintendo 64. Questo, ragazzi, vi ripeto, cioè io purtroppo a livello di collezionismo Nintendo 64 sto indietrissimo, mi sono svegliato molto tardi, però insomma ho avuto l'occasione di prendere bene questa copia e l'ho fatto al volo, sono molto felice. Certo, l'1 e il 3 mi sa che questo è il più common tra virgolette della trilogia, l'1 e il 3 sono tutta un'altra bestia, però intanto passo dopo passo, dicevo, render potentissimo, da qualche parte bisogna pure iniziare, chissà, magari poi prima o poi mi capiteranno anche gli altri titoli della serie Mario Party, per ora è un buon inizio. Metto via e passiamo alle ultime due bombe finali, e per il finale dei finali ho scelto ovviamente come protagonista il GameCube.
Iniziamo con Mario Kart Double Dash. Mi direte, ma poro, ma te Mario Kart già ce l'avevi, perché l'hai ripreso? Perché questa in realtà è un'edizione particolare. Vedete il logo di Zelda? Perché includeva la Collector's Edition di Zelda, ovvero quel famosissimo disco che veniva venduto anche sul in versione standalone sul Nintendo Store tramite i punti stella, i punti VIP, eccetera eccetera. Veniva anche in questo bundle particolarissimo. Tra l'altro devo chiedere a Dario, sì, Dario sicuramente lo sa, in che contesto questa veniva venduta. Forse all'interno del bundle GameCube con Mario Kart, ma non ne sono sicurissimo. Comunque era una versione molto particolare, perché oltre al disco di gioco, tadan, conteneva la Collector's Edition di Zelda, che comprendeva sostanzialmente tutte le origini della serie, tra cui di sicuro i giochi per NES, non ricordo se c'era anche A Link to the Past, e poi all'interno aveva anche Majora's Mask e Ocarina of Time e Majora's Mask. Per dirvi, questa fu la prima volta che giocai a Majora's Mask, perché prima l'avevo provato soltanto su emulatore. All'epoca io avevo la PlayStation 1, poi quando ci fu il cambio generazionale passai al GameCube, e di questa qua comprai la versione standalone, che era venduta da un negozio di Roma illegalmente, che però era la versione spagnola. Chissà come erano riusciti a ottenerla. Quella poi l'ho rivenduta, perché mi dava fastidissimo avere la versione spagnola. Purtroppo la versione italiana è difficilissima da trovare, e quindi intanto mi sono rimesso in collezione anche la Collector's Edition di Zelda, e di questo sono felicissimo. E una versione di Mario Kart Double Dash interessante, una seconda versione, che però appunto c'ha questo bonus corposissimo. Però ripeto, comunque un accostamento abbastanza strano, e chiedo ai più esperti in che contesto veniva presentato un bundle del genere. Io dico che era all'interno del bundle della console, però felicissimo di essere smentito. Questo lo lasciamo qua, e ora ragazzi, lo dico con sincera emozione, con voce tremolante, perché ho trovato una cosa che per me è un sogno a occhi aperti. Sono felicissimo, anche se c'è un grandissimo problema, insomma adesso vedremo. Ho preso per GameCube Resident Evil 2 italiano, versione PAL ITA. Ragazzi, questo, non so se seguite la scena del collezionismo GameCube, ma questa è veramente una bestia nera. Questa è una cosa che è diventata proprio inarrivabile, inavvicinabile, soprattutto se ne vedono pochissime copie in giro. Purtroppo, questo mi duole proprio, mi piange il cuore, non c'è il manuale. Porca miseria. Però ho pensato questa cosa, chissà se mai mi ricapiterà l'occasione poter prendere un Resident Evil 2 per GameCube, probabilmente mai. Chissà se mai mi ricapiterà tra le mani una versione completa, che magari potrò fare lo scambio, o magari se mi capiterà un manuale, dubito fortemente, però mai dire mai. Intanto sono a tre quarti dell'opera, e se mai mi dovessi fermare così, mi sarò fermato così. Per me, tra l'altro, dietro c'è una storia assurda, perché io mi ricordo proprio quando andavo nel mio negozio di fiducia, dove mi rifornivo per i giochi, prima PlayStation e poi GameCube. Anzi no, ho iniziato a comprare attivamente là, proprio dal periodo GameCube, anche perché per PlayStation i giochi non si compravano, si piratavano e basta. E mi ricordo, ho questa scena impressa in mente, di io che perdo tempo davanti allo scaffale, come al solito, indeciso su cosa comprare. C'avevo da parte non tanti soldi, quindi dovevo comprare un titolo minore, e c'erano sia Resident Evil 2 che Resident Evil 3. Li guardai e pensai, ma questi qua chi cazzo se li compra? Non li vorrà mai nessuno, perché a differenza del Rebirth e di Resident Evil 0, che uno e lo 0 era un gioco nuovo a tutti gli effetti, il Rebirth era un remake, forse uno dei migliori remake di sempre, che era pazzesco, che cambiava in modo incredibile il gioco PlayStation 1 e faceva fare un salto generazionale al debutto di Resident Evil impressionante. Il 2 e il 3 erano dei
porting da PlayStation 1, a dir poco pigri. Quindi io lo guardavo e pensavo, ma perché mi dovrei comprare un gioco PlayStation 1? Questo non lo vorrà mai nessuno. Ecco, avanti di 20 anni, di 30 anni, non so quanto è passato, di sicuro troppo. E niente, questo è diventato uno dei titoli più difficili da reperire per il mercato italiano. Ed è una bestia nera, cioè non so come altro definirla. Senza manuale va contro la mia etica collezionistica, però ragazzi, che vi devo dire? Tra l'altro io adesso mi manca soltanto Resident Evil 0, che giocai all'epoca ma ancora non ho più ricomprato, però guardate che goduria, guardate che goduria, come li aggiungo piano piano, eh. Primo Resident Evil. Poi abbiamo i porting del 2, del 3 e del Code Veronica X, pubblicato originalmente su Dreamcast, e poi vabbè, il monumentale Resident Evil 4. Tra l'altro ci sarebbe tantissimo da dire sul set PAL ITA dei Resident Evil. Tra l'altro non venivano considerati giochi iper da adulti, perché c'era il bollino dai 15 anni in su. Però magari vi farò delle storie su Instagram dove vi spiego per bene quali sono le difficoltà nel chiudere questo set. Immaginatevi che qua ci sia anche Resident Evil 0, ma veramente Resident Evil 0 si trova molto molto facilmente, non è neanche un titolo costoso. Magari qualche collezionista tra di voi mi capirà, però nel vedere i titoli allineati così, con i triangoli così, non lo so, mi emoziona tantissimo. E ho chiuso veramente una delle cose più importanti della mia collezione. Cioè, un'emozione del genere forse me l'ha data soltanto tenere tra le mani A Link to the Past, che ho preso ormai quasi un annetto fa, e poca altra roba. Non è tanto quindi solo il Resident Evil 2, ma avere in particolare questi tre. Il 2, il 3 e il Code Veronica per GameCube, poi la mia console preferita di sempre. Non lo so, è un'emozione indescrivibile e tutto storto ovviamente come il mio solito. E niente, ci tenevo a condividerla con voi. Madonna, ho parlato tantissimo, spero di non avervi annoiato. Torniamo all'altra inquadratura, perché non ho registrato prima tutto quanto, eh. No. Quindi questo è tutto quello che ho recuperato al Game Vintage Market. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se magari c'eravate in fiera e avete recuperato qualcosa, oppure se avete voglia condividete nei commenti quali sono stati i vostri ultimi acquisti videoludici, sia retro gaming che roba più attuale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, magari già un Porocast questo weekend. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto mi raccomando, senti a me, nerdate duro. Io sono il Poro Vintage, Michele Market. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Mi raccomando, senti a me.